Ragazza scomparsa, un lago, le parole di un assassino e ora una nuova rivelazione. Si infittisce il mistero della morte di Rossella Corazzin, la 17enne sparita da Cadore nell'agosto 75, che per Angelo Izzo, il mostro del Circeo, sarebbe stata violentata e uccisa dalla banda di cui faceva parte solo un mese prima del famoso massacro sul litorale laziale. Si arricchisce di altri dettagli, finendo con l'incrociarsi con un altro mistero, quello del mostro di Firenze. Nel 2016 Izzo aveva raccontato ai PM romani di aver preso parte allo stupro di gruppo di una giovane rapita in Veneto dagli amici Andrea Ghira e Gianni Guido. La ragazza è stata ora identificata in Rossella Corazzin, che nell'estate di 43 anni fa era in vacanza con la famiglia proprio a Cadore. Rossella sarebbe stata portata qui, sul lago Trasimeno, per essere sottoposta a riti esoterici come vittima sacrificale, seviziata e violentata da almeno 10 uomini su un tavolo di questa villa, allora appartenente alla famiglia Narducci. Ecco il collegamento con una delle vicende più oscure della storia italiana, Francesco Narducci, che secondo Izzo avrebbe partecipato sia al rapimento che alle sevizie, e il giovane medico a lungo sospettato di essere il mandante del mostro di Firenze. Anche la sua morte a 36 anni proprio nel lago resta nell'ombra, mai chiarita fino in fondo dalle indagini, in cui però nulla è emerso con riferimento a Izzo e ai compagni di misfatti. Alla procura di Perugia scopriamo che il fascicolo mandato da Roma a Belluno non è ancora arrivato, dunque ancora non è partita alcuna indagine. Bisognerà prima capire se le dichiarazioni di Izzo siano uguali a quelle su cui un'altra inchiesta era stata archiviata un paio di anni fa. Solo dopo si potranno fare altre eventuali verifiche sull'attendibilità del testimone che sta scontando due ergastoli a Velletri e sulla villa, per vedere se possa offrire dettagli utili, magari qualche traccia anche biologica conservatasi intatta in questi oltre 40 anni. Manuela Iati, Sky TG24, Perugia.